Ragazzi, come state? Beh, oggi è 16 dicembre. Vediamo cosa c'è nel nostro sacchetto. Abbiamo dell'acqua, della farina e del sale. Ebbene sì, ragazzi, quest'oggi faremo un lavoretto con la mitica pasta di sale. Per prima cosa creiamo uno spazio per lavorare. Useremo una tazzina da caffè per dosare il nostro sale e la nostra farina. Ma per iniziare ci servirà una mitica bacinella. Riempiamo una tazzina di farina e la mettiamo nella nostra bacinella. Riempiamo di sale circa metà della nostra tazzina e la versiamo all'interno della nostra bacinella. Ora versiamo circa una tazzina di acqua all'interno della nostra bacinella. Per iniziare ad amalgamare il tutto utilizziamo un cucchiaio o una forchetta. Scegliete voi cosa vi è più comodo. Quando il composto si sarà bagnato tutto quanto, allora potremo iniziare ad utilizzare le nostre mani. Troppo molle, possiamo aggiungere dell'altra farina. Mi raccomando, non esageriamo, proprio un pizzico. A questo punto versiamo tutto il nostro contenuto della terrina sul nostro piano di lavoro. Se nella vostra terrina non è rimasta abbastanza farina, allora potete aggiungerne un po' sul piano di lavoro, in modo tale che la pasta non si attacchi al vostro piano. Ora continuiamo a lavorarla fino ad avere una consistenza simile a quella della pasta per la pizza. A questo punto possiamo creare le forme che più ci piacciono con la nostra pasta di sale. Quest'oggi io creerò un portacandele a forma di cuore. Vi spiego come si fa. Facciamo una palla con la nostra pasta di sale, la appiattiamo e con uno stampo a forma di cuore creiamo un cuore. A questo punto metto il mio lumino sul nostro cuore e spingo in modo tale da creare il foro giusto per poter mettere successivamente, dopo la cottura, il lumino nel nostro portacandele. Mi raccomando, non spingiamo fino in fondo, perché sennò la nostra pasta di sale rischia di rompersi. A questo punto prendiamo la nostra teglia da forno, ci mettiamo sopra un foglio di carta da forno e posizioniamo i nostri lavoretti fatti con la pasta di sale. Eccoci qui, ragazzi, la nostra pasta di sale ora è cotta, per cui non possiamo far altro che iniziare a colorarla con delle tempere e un pennello. Una volta asciutto, il vostro lavoretto sarà terminato. Ecco qui il mio portacandele.